tempo, non riesce a opporre resistenza alla velocità delle due al comando. Kegan Anselot mantiene il contatto perlomeno. Ha perso molto terreno, vedremo, mancano 4 minuti. Volevo ricordare a Francesco Rossi, onorevolmente in... Appena le ragazze si saranno fatte ancora più belle, ma soprattutto presentabili, perché la pista era parecchio irrigata, di conseguenza dovevano darsi una ripulita per essere ancora più belle, come detto, sul podio del Gran Premio del Trentino, il primo dei quattro podi di questa giornata aperto dal campionato mondiale femminile. Allora, con uno scenario spettacolare ancora una volta che ci offre il Trentino, che ci offre il circuito del Ciclamino, pronti per accogliere sul podio Gasse, pronti per acclamarle ed applaudirle naturalmente dopo l'intervista, dopo una veloce ripulita. Chiara Fontanese, congratulations. You've never been beaten around this track, but it almost didn't go your way this weekend. Yeah, honestly, I'm really happy to take my home GP because, I really need it. And, I'm not happy about the second moto because, of course, I had the pace to win, but the track is really difficult, and with the lapped rider, I finished the tear off on my goggles because it was a disaster on the track. But anyway, I could catch Livia, and that was important to see how the conditions are for me, so I'm really happy about the pace and I'm lucky I didn't win the race, but I'm looking for the championship. Congratulations, thanks, Kia.